Di voi ragazze, oggi siete state meravigliose. Voglio ringraziare i nostri capitani. Voi due avete fatto grandi progressi e le vostre figure hanno giustificato il prezzo del biglietto. Lavoro a dir poco strepitoso. E Brooke, questo è stato il tuo show. La coreografia e la presentazione sono state al di là di ogni attesa. Sono tanto orgogliosa di te. Sapete, questo è stato il raduno più esplosivo nella storia di Jackson. E penso che tutti noi sappiamo chi ringraziare per questo. Un evviva per la nostra Emma Carr. Evviva! Sei straordinaria. Gran parte è merito loro. Andate a casa a riposare. Ci vediamo domani. Sono molto contenta di voi. Dai, andiamo. Offro io. Brooke. Brooke. Tesoro. Brooke. Sei stata meravigliosa stasera. Che ne dici se andassimo a cena noi due da sole, finalmente? Mi spiace tanto, ma non posso. Emma ci ha invitate per scegliere la musica per Crosstown Showdown. Vero, coach? Cosa? Il mix per Crosstown Showdown. Ah, stasera. Sì, certo. No, tu non mi devi toccare. Perché? Hai idea di quanto mi sono sentita a disagio quando ti ho visto alla festa con Jerry? Mi avevi detto che con lei non c'era più niente e mi hai mentito. Ascolta, cerca di calmarti, ok? Aveva bisogno di un passaggio, mi ha chiamato e ha soltanto... D'accordo, stai mentendo, guarda, non si vede. Ascolta, senti, io non sto con lei. Sono venuto per te. Ecco perché sono qui, ok? I soldi del pranzo. Ecco, tesoro. Grazie, papà. Dov'è finita Ashley? Non faccio la babysitter. Non sto più con lei. È chiaro? No, non posso. Non puoi cosa? Non posso farlo, voglio dire... Non dire niente. Te la fai col mio fidanzato, non è vero? Puttana viziata! Puttana! Mi hai chiamata puttana! Ti ho chiamato puttana, dai, sì! E allora? Che po'? Pensavi che non l'avrei scoperto? Che non l'avrei scoperto? Dai, basta! Oh! La troia! Ehi! Jerry! Fermati, Jerry! Jerry! Mazzo! Sì. No, no, lei lo sapeva che era il mio fidanzato! Maledetto! Ragazzi, andiamo! Muoversi! Che succede? Ashley! Ashley, come stai?
Che è successo? Ash, come stai? Chi è che ti ha colpita? Nessuno. Ho solo un brutto crampo allo stomaco, tutto qui. Se lei o chiunque altro soffrirà ancora di crampi allo stomaco, ci saranno delle espulsioni. Mi avete capito? Andiamo. Brava, Jerry. Dov'è Lisa? Di chi è il telefono? Sì, dimmi. Oh mio Dio, cosa ha fatto? Lisa, spegni il telefono subito. Neanche morta. Oh, santo cielo, dimmi i dettagli. No, è assurdo. Oh mio Dio, mi stai prendendo in giro. Lisa, spegni il telefono, per favore. È importante? Le dispiace? È meglio per te se mi dai il telefono. Ho detto di no. Che rottura. Sei sordo o cosa? Va bene, ci vediamo all'intervallo. Ok, ciao ciao. Ecco, ho fatto. Contenta? Non posso credere che abbia fatto una cosa simile, parlare al telefono durante la lezione. Perché? Dov'è la novità? Le Fab Five fanno parte di questa scuola. Brooke, Lisa, Ashley, tutte hanno fatto il loro porco comodo per tutti questi anni. Ma fino al Pepperelli io pensavo che Perché? Fossero... Perché? Pensavi che il Pepperelli avrebbe fatto una gran differenza per loro? Brooke, Brooke, ho bisogno di parlarti. Mamma, non adesso, devo andare ad allenarmi. Devo parlarti adesso. Tabitha, va pure avanti. Fa come dice. Sì, signora. La professoressa Durant ricorrerà a un'azione disciplinare. Per cosa? Perché tu e Lisa eravate al telefono in classe. E allora? Lo sai quanto è esagerata? Quella si agita per niente. Emma, cara, è venuta da me insieme a lei e vogliono darvi dei demeriti per quella telefonata. Ma stai scherzando? Non hai idea di quanto mi senta in difficoltà. Ah, sì, per causa mia? No! Per causa della signorina Carr, che non è stata assunta per andare a caccia di demeriti. Perché non mi dici la tua versione sull'accaduto? Non puoi fare niente, avrai 10 demeriti. No, si sbaglia. Deve comunicarmelo Spretnik. E non lo farà. Come ha potuto farmi questo? Denunciarmi senza chiedermi quanto è successo? Prima di tutto non ti ho denunciata io, l'ha fatto la signora Durant. Secondo, non devo chiederti il permesso. Avete fatto una cosa sbagliata e ne pagherete le conseguenze. Perciò, se non volete firmare, parlerò al signor Spretnik. Hai una disfunzione ormonale, Emma? No, è che al momento non sopporto il tuo tono. Perciò attenta come parli. Brooke. 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 Pensi che io voglia farti avere dei demeriti dopo tutto il lavoro fatto insieme? Sono rimasta male quando la Durant mi ha detto che hai chiamato Lisa durante la lezione. Non pensavo ti comportassi così. Giusto quello che io penso di te. E credimi, non farò lo stesso errore di nuovo. Oh, a proposito, mia madre vuole vederti nel suo ufficio. Subito. Mi sta dicendo che non possiamo dare demeriti alle ragazze per la telefonata? No. Jerry ha scoperto che il suo ragazzo la stava tradendo con Ashley, a quanto sembra. Jerry ha detto di volersi suicidare. Lisa era preoccupata per lei. Ecco il perché di quella telefonata. Sempre che le cose stiano in questo modo, Lorraine. Lei le conosce e sa quanto manipolano i fatti pur di evitare conseguenze. A mio avviso è sbagliato scendere a compromessi e vorrei trasmettere più senso di responsabilità in queste ragazze. Non è questo il tuo lavoro, mi dispiace. È il mio lavoro e del signor Spretnik. Io apprezzerei di più che tu preparassi al meglio la squadra per lo show di stasera. Non volevo essere polemica, io voglio soltanto sviluppare un buon lavoro qui, un buon lavoro anche per lei. Non preoccuparti. E ricorda, le persone che si trovano qui con tanti anni di esperienza hanno buoni motivi per prendere certe decisioni. E adesso non ne parliamo più. Secondo me tua madre l'ha rimessa al suo posto. Non dovreste allenarvi un po' per stasera? Beh, ma dobbiamo firmare il registro dei demeriti, o no? Penso che sappiate già la risposta.